È venuto a trovarci Vera Gheno. Buona giornata, Vera. Benvenuta. Scusami se non ti presento col tuo libro, adesso lo nascondo. Ciao, Vera, buona giornata. Ciao, buongiorno. Questo salone del... Guarda, cioè siamo lì in onore di telecamera. Questa seconda giornata del salone, come l'hai trovata? Guarda, io sono dentro dalle 9 di questa mattina, la sto trovando meravigliosamente caotica, come sempre. I tuoi appuntamenti al salone quali sono? Sappiamo che sei arrivata adesso di corsa e ti ringraziamo del tempo che ci regali da un incontro, ma mi sembra ce ne siano altri in programma. Allora sì, ne ho uno a mezzogiorno, aspetta che abbiamo rientrato nelle tasse, ne ho uno a mezzogiorno all'Arena Robinson, dialogherò con Giulia Blasi e Vanessa Roghi, e poi quello a cui tengo di più è oggi pomeriggio alle 16.45 presento il mio libro Gran Mamanti, che è uscito il 2 aprile per Einaudi, proprio qui nel padiglione 4, dovrebbe essere nel book club. Se no... Guarda, ce l'abbiamo, eccolo qua. E lui, ma che bella copertina, immaginare futuri con le parole. Quanto è importante per un giovane regalare una parola? Regalare a un giovane una parola da poter usare per essere liberi. Facciamo una cosa inversa, chiediamo alle persone più giovani di regalare delle parole alle persone più grandi, perché c'è sempre questo pregiudizio negativo nei confronti della lingua delle giovani generazioni, che non è affatto più povera della lingua delle generazioni più adulte. Quindi, diciamo, in nome del gran amore io suggerirei uno scambismo lessicale fra generazioni. A te, i giovani che incontri, che parole hanno regalato? Ma una di quelle che mi regalano spesso è grazie, che è una cosa che mi riempie il cuore, perché se riceviamo un ringraziamento da una persona di qualsiasi età, ma ancora di più da una persona giovane, ovviamente vuol dire che da qualche parte il mio lavoro arriva. Gran Mamore, di che cosa racconta, di che cosa parla? Scusa, Gran Mamanti, chiedo scusa. Gran Mamanti parla della possibilità di migliorare la propria relazione con la propria lingua, le proprie lingue, e quindi di passare dallo stadio di Gran Marnazzi, che è una persona che difende la propria lingua in maniera anche un po' malata, morbosa, ha una relazione piena e quindi molto libera anche con le proprie parole. Da una migliore competenza linguistica nasce anche una maggiore propensione al gioco linguistico, alla libertà linguistica. Bene, noi ti ringraziamo, sappiamo che sei di corsa e quindi non vogliamo abusare del tuo tempo. Grazie e buona giornata e buon salone.